Diamo l'auricolare a Cornelius Haver. Ciao Cornelius, buonasera. Perché nel momento, diciamo, più delicato del match sei entrato in campo, pronti via, subito una pressione alta vincente. Vabbè, ci sono entrato con la mentalità giusta, quella che ci insegna il mister ogni volta, già pronto mentalmente, non c'avevo niente dubbi nella testa di quello che stavo facendo, allora cioè, facevo quello che faccio durante gli allenamenti e che faccio durante altre partite, niente di nuovo, niente di inventato. Tra l'altro in uno stadio prestigioso davanti a tantissimi spettatori, come se nulla fosse, da come pare. No, ormai cioè, ci dobbiamo abituare a questi livelli, al fatto che vengono la gente a vederci. Ormai cioè, non dobbiamo sentire più la pressione, soprattutto anche il fatto che giochiamo al Pescara ci deve dare quella fiducia di quello che stiamo facendo e del fatto che cioè, la gente ci seguirà e non ci deve mettere la pressione sta roba. Studio per Cornelius Haver. Fabio Ferraresi. No, io al ragazzo vorrei chiedere, al di là che Terni ci ha giocato tante volte, è uno stadio molto lontano rispetto al campo. Ma quanto è bello, quanto è gratificante, quanta forza dà avere tutta quella gente che magari viene e canta dal primo al novantesimo. Certo, anche la gente che viene a guardarci è un fattore molto importante perché cioè, anche quando senti i tuoi tifosi cantare là c'è una roba che ti fa andare sopra, ti fa spingere di più, ti fa vincere tutti i contrasti e provare a vincere. Ancora una domanda per Haver che poi deve lasciarci? No, velocemente da parte mia, insomma, lui è un difensore centrale, ma in realtà ha giocato, se non vado errato, terzino destro nella primavera, correggimi se sbaglio perché insomma gli anni passano, di Iervese, no? Giocavi terzino anche. Sì, sì, è giusto, durante la primavera 1 che abbiamo fatto 3 anni fa con Iervese, ho fatto terzino.